Meloni, ha chiesto di intervenire il collega Zucconi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, nell'affrontare questo emendamento proposto da Fratelli d'Italia, una premessa è obbligatoria, e cioè noi come Fratelli d'Italia abbiamo sempre chiesto che si rispettino le evidenze scientifiche, e lo facciamo anche oggi in questo emendamento che si basa appunto su queste. In particolare al secondo comma si parla del fatto che il Ministero della Salute indichi con gli opportuni adeguamenti rispetto al livello di rischio delle singole regioni. Quindi ecco, una premessa obbligatoria per dire che la nostra linea è sempre stata quella del massimo rispetto della tutela della salute. Però naturalmente ricordiamo anche, in materia di riaperture serali della filiera della ristorazione, che il CTS non ha mai espressamente vietato nei propri verbali la possibilità di aprire questi esercizi, soprattutto legandola a un fatto di tempistiche e di orari. Questo lo vogliamo ricordare. Ma il nostro emendamento serve anche a lanciare un segnale di attenzione rispetto a queste aziende, perdurando le chiusure e non vedendosi oggettivamente oggi la luce in fondo al tunnel. Ricordiamo che sono aziende legate alla filiera del turismo, e ricordiamo ancora che purtroppo attualmente ancora la filiera del turismo ha visto le proprie deleghe sul turismo molto itineranti negli anni. Sono passati dalle attività culturali all'agricoltura, poi nuovamente alle attività culturali, ed oggi è cominciato un percorso che vede sicuramente il tentativo di attribuirgli un ministero ad hoc, ma con uno strumento sbagliato che non precluderà poi in futuro la possibilità di metterci mani nuovamente. Quindi dopo i banchi a rotelle si è riusciti anche in qualche modo a istituire il ministero a rotelle. Purtroppo quello del turismo è una filiera estremamente importante, composta da microaziende. Allora, nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Draghi abbiamo sentito parlare di piccole e medie aziende, e non crediamo che ignori il Presidente Draghi che si sta parlando di aziende con fatturati da 2 a 10 milioni o da 10 milioni a 50 milioni, che non ricomprendono naturalmente le imprese della ristorazione, per esempio. Quindi su questo le imprese stesse non hanno avuto, capisco che le imprese della ristorazione li interessino a poco, è un anno che le state massacrando, perlomeno ascoltate chi ve ne parla, perlomeno questo. È vergognoso sotto certi aspetti questa cosa. Certo, sono piccole, sono invisibili, non frequentano salotto e non hanno la proprietà degli organi di stampa, però tenetele in considerazione. Non fate come appunto anche il ministro Franco, che parlando del PNRR, al di là delle fumosità anche procedurali, ha chiarito benissimo che nel recovery non ci saranno spazio per risorse importanti per le microaziende. Il decreto ristori quinques non è pervenuto, il decreto sostegni pare che sia di là da venire, e oltretutto verrà affrontato in una sorta di monocameralismo di fatto, e ha già suscitato le proteste delle categorie. Niente colpevolmente fatto dai grandi geni che ci hanno governato fino ad oggi sulle dinamiche dei costi fissi, evidenziando un'ignoranza di fondo sulle problematiche delle aziende. Voi non sapete e quindi non potete deliberare in modo acconcio. Pensate che appena ci sarà la possibilità di riaprire, tutte queste aziende si troveranno decine e decine di migliaia di euro a debito, perché hanno accumulato tutti questi costi fissi che non sanno veramente come poter pagare. Di questo non se ne occupa nessuno. Voi state condannando tutte le aziende che vivono grazie al fenomeno turismo in Italia alla morte definitiva. È una responsabilità vostra, Fratelli d'Italia continuerà a dare dei segnali in questo senso, a tenere aperti i riflettori su queste aziende, a sostenerle in tutti i modi. Grazie.